Questa è fatta con ingredienti semplicissimi e sani soprattutto. Guardate fino alla fine. Prendiamo 200 g di crackers fatti in casa, potete farli di riso, di ceci, quelli che preferite. Io li ho tritati finemente e ora aggiungo 90 g di margarina vegetale fatta in casa, l'ho sciolta precedentemente. Mescolo bene il tutto. Che ci prepari oggi, Diana? Vedrai alla fine, ti stupirò. Salato o dolce? Salata. Ora prendo uno stampo da 18 cm di diametro nel quale ho messo un foglio di carta da forno e vado a versare il composto all'interno. Schiaccio bene la base e poi posso anche usare la base di un bicchiere, così ottengo una superficie più uniforme. Riusciamo a schiacciarlo anche meglio, eh? Sì. E ora vado ad infornare nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 12-13 minuti. Ecco qui pronta la nostra base, dopo circa 12 minuti è indurita perfettamente. Sentite? Adesso la mettiamo da parte e prepariamo il ripieno. Per il ripieno vado ad utilizzare 4 vasetti da 250 g di yogurt di soia, al naturale mi raccomando, senza zucchero. Che come vedete io ho già fatto colare tutta la notte per eliminare il siero e per ottenere questo formaggio vegetale. Guardate che consistenza! E sembra Wow. veramente Philadelphia. Ma anche il gusto, cioè proprio Soprattutto il anche. gusto, bravissimo. Questo che cos'è? Un sacchetto a maglie fini, giusto? Esatto, questo è un sacchetto per far sì che riusciamo a filtrare bene il nostro formaggio vegetale. Quindi rovescio il composto nella ciotola in questo modo. Aggiungo 200 g di bevanda vegetale, di mandorle o soia, quella che preferite, senza zuccheri però mi raccomando. Mescolo il tutto con la frusta. Poi aggiungo 70 g di farina di riso. Ora vado ad aggiungere due bei pizzichi di sale. Aggiungo anche delle spezie. Qui ho dell'erba cipollina essiccata, ma voi ovviamente potete aggiungere quello che preferite. Anzi, diteci un po' quali sono le vostre spezie preferite. Scrivetecelo qui sotto nei commenti. A me piace anche l'aglio, quindi metto un po' di aglio in polvere e poi aggiungo anche un pizzico di pepe di cayenna. Ok, non farà troppo piccante, Diana. No, il giusto. Mescolo bene il tutto. Mamma mia, sarà deliziosa questa ricetta. Già prevedo. Io la colina, già adesso. C'è un profumo. Assaggio per vedere se manca qualcosa. Forse un po' di sale, quindi aggiungo ancora un po' di sale. Com'è Diana? Ah Sembra di mangiare formaggio, ragazzi. sì? Sembra di mangiare la Philadelphia. È uguale identica, incredibile. Ora riprendo la base di prima e vado a versare il composto all'interno. Distribuisco bene con la spatola. Praticamente è una simil cheesecake salata, giusto? Bravissimo, questa volta hai indovinato, Hai però visto? era abbastanza facile. E ora vado a infornarla nel forno statico preriscaldato a 160 gradi per circa 50 minuti. Ci vediamo dopo. Ragazzi, nel frattempo mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo. Il vostro supporto per noi conta tantissimo e ci fa capire che dobbiamo continuare a condividere con voi tutte queste ricette e tanto altro. E seguiteci anche su Instagram, mi raccomando, ci chiamiamo Diana e Alessio. Anche lì siamo attivi e pubblichiamo tante cose interessanti. Siete pronti? 3, 2, 1, papparapà, guardate che Guardate! bella! Ma è splendida Diana, ma adesso non è finita così, Non vero? è finita così. Allora, intanto noi l'abbiamo fatta raffreddare completamente e adesso andiamo subito a decorarla. Quindi Wow! la metto un attimo da parte, prendo un cetriolo e vado a tagliarlo a fettine. Ovviamente Diana si può usare qualsiasi ortaggio, giusto per... Esattamente, quello che vi piace, scegliete veramente ciò che vi piace di più, potete variarla in qualsiasi modo. Quindi taglio a fettine il cetriolo e poi separatamente ho messo della maionese in una sac à poche, così andiamo a creare delle piccole decorazioni. Questa è della maionese fatta in casa, potete farla anche voi con la nostra ricetta, è facilissima, ragazzi. Che bella! Ora vado a distribuire le fettine di cetriolo, così. Anche qui potete divertirvi con la decorazione e creare veramente tante cose belle. Qua al centro metto un po' di maionese, un paio di ciuffi.
così, e poi completo con una manciata di valeriana, oppure anche della rucola, sta benissimo in questo caso. Che bello! Poi prendo una manciata di pistacchi e vado a tritarli grossolanamente con il coltello. A quanti di voi piacciono i pistacchi? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, siamo curiosissimi. E quindi completo con la granella di pistacchio. Mamma mia, che bella idea! Brava Diana, è meravigliosa questa torta, questa cheesecake. Non solo bella da vedere, ma anche deliziosa. Ma adesso andiamo a assaggiare, no? Subito, subito. Diana, sei pronta a assaggiare questa meraviglia? Prontissimissima, la rovinerò un po', però ne vale la pena. Vabbè, dai. Mamma mia ragazzi, ma che meraviglia è! Wow! È veramente tanto invitante, Diana, guardate qua che bella. Non mi aspettavo questo. Diana, direi che hai fatto proprio un bel lavoro. Adesso però ci tocca assaggiare. Io ho già aspettato troppo, non va bene? Divina! Divina!